spero che voi abbiate delle curiosità, che mi sembra che sia la cosa più importante da avere. Moltissime, più curiosità si hanno, meglio è. Perciò potete cominciare a domandarmi ciò che volete e dalle vostre domande verrà fuori tutto quello che io probabilmente ho da dirvi. Una curiosità, abbiamo visto ieri Il Grido di Antonioni, mi è sembrato di riconoscere la sua voce che doppia... Sì, esatto, doppiavo la... Una curiosità. Ci sono delle attrici in quel periodo lì, quando io sono uscita dall'Accademia, io ho fatto l'Accademia Nazionale e non il Centro Sperimentale, l'Accademia Silvio D'Amico, che è una bellissima accademia, dove insegno ancora adesso. E uscita da lì volevo fare solo il teatro e non il cinema, perché mi sembrava, certo, rarissimi casi, fatto appunto da attori, non avevano bisogno di attori. Il nostro miglior cinema, specialmente di quel periodo lì e anche prima, era fatto da gente, da personaggi presi dalla strada, la maggior parte, che venivano doppiati da attori. Allora io ho detto, io voglio fare il teatro assolutamente, non quel cinema dove chissà perché non prendono degli attori professionisti. Gli attori professionisti erano considerati per quel cinema, giustamente, erano considerati troppo recitanti, dunque usavano della gente non professionista, come Fellini ha ancora fatto per moltissimi anni, per avere dei visi più genuini, più semplici, non forzati, e poi li doppiavano. Allora io avevo deciso che casomai avrei doppiato, ma non mai fatto il cinema, perché era una cosa. E così Antonioni, a me mi prendevano per questa stranissima voce che ho, soltanto tre registi, perché per gli altri, anche quelli, cercavano delle voci rotonde, molto belle, curate. Io invece avevo questa vociaccia, che veniva usata da Pasolini nella Cattone, ho fatto la moglie della Cattone, da Monicelli, da Fellini per Cabiria, da Monicelli per i soliti ignoti, e da Antonioni, che gli serviva una particolare voce. Allora io ho doppiato questa attrice ed è stata l'occasione per conoscere Antonioni, che è stato un incontro fondamentale per la mia vita. Cioè, io ho avuto la possibilità così di conoscere un uomo che è uscito dal Centro Sperimentale, che ha fatto dei documentari che voi dovreste vedere, perché sono tra i più bei documentari, credo, italiani in assoluto. C'è NU, Gente del Po, L'amorosa menzogna, sono dei documentari straordinari che ha fatto subito dopo, durante il Centro Sperimentale. E da quel doppiaggio è cominciata questo sodalizio artistico. Abbiamo fatto L'avventura, L'eclisse, Deserto rosso, La notte. Sono stati quattro film bellissimi. Ecco, la tua risposta è stata esaudita. Grazie. Prego, ditemi pure. Tra il cinema e il teatro, quali sono i punti che darebbe a fuori del teatro, del cinema? Cioè, quali sono le passioni, le emozioni, le cose che... Adesso ti dico. Allora, io il gusto fisico, la soddisfazione fisica che provo in teatro, nessun film al mondo può dartelo. Perché è un'emozione, ragazzi, proprio... che non si può credere, perché tutto il corpo dipende tutto da te in quel momento, cioè tu sei veramente l'artefice di tutto ciò che succederà, tu solo. Questo è il potere di un teatro. Tu si apre questo sipario, un sacco di gente sta lì che aspetta e tu non ti puoi permettere di sbagliare, devi sapere tutto, devi anche sospettare che possa accadere qualcosa e sistemarla. E c'è una tale capacità di prendere da se stessi il massimo. Io ieri ho fatto due spettacoli, al secondo ne avrei fatto anche un terzo, perché mi ero talmente divertita, ma divertita proprio moralmente, fisicamente. Cioè, uno, il rapporto con chi ti ascolta, che è una roba. Poi tutto può accadere, questo, che può accadere qualunque cosa. Il fatto che tu, che quel momento lì è irripetibile, che chi vedrà quella rappresentazione non sarà mai più così. Cioè, c'è questo unico spettacolo ogni volta, che non sarà mai, anche se tutto è preciso e ripetibile, non sarà mai ripetibile, perché succederanno sempre delle cose per cui qualcosa è cambiato. E chi sta lì assiste ad una cosa unica ed è un contatto fisico.
cioè immediatamente, almeno per me, io ho una tale gioia quando da sotto, quando sono in palcoscenico e vedo la luce della platea che comincia a spegnersi e si apre il sipario, beh, beh, non potete immaginare che gioia, perché è un gioco straordinario. Si apre, tu hai lì un sacco di gente, adesso tutto sta lì, uno deve fare il teatro se prova questo piacere, se comincia a aver paura o se ci sono altre cose non lo deve fare, perché nasce proprio da questo rapporto tra me e chi mi ascolta. Io sono arrivata a sentire, sai che per esempio il pubblico è uno, la cosa curiosa è, tu dici come mai tante teste, beh improvvisamente insieme al buio si forma un sentimento, per questo che ridono tutti allo stesso momento, applaudono allo stesso momento, ma non solo questo, ci sono proprio delle emozioni e tu ti accorgi, oggi è un pubblico bellissimo, oggi un altro giorno no, non è stato bello, come mai? È tutto insieme che forma una cosa, e veramente irripetibile questo tipo di emozione, almeno per me. Io poi parto dal teatro, questo è il punto. Io non volevo fare il cinema, se non fosse stato per la meraviglia di Antonioni forse non avrei mai fatto. Dunque questo è il teatro. Il cinema è tutta un'altra roba, cioè tu sei uno degli elementi, soltanto uno degli elementi. Devono corrispondere tutti gli altri elementi perché tu possa essere valido nell'insieme. Nulla o pochissimo dipende da te. Cioè tu hai un'idea, a parte il tipo di... Se ti prendono quando sei già famoso, sanno cosa sei. Se ti scelgono vuol dire che difetti e pregi li prendono in blocco, dunque ti pigliano e ti usano così. Ma se tu non sei conosciuto, è un disastro, perché non sanno nemmeno quali sono le tue qualità, se vuoi. Possono capirle dopo. Ma prima, dunque, farsi conoscere, potersi inserire in un meccanismo così difficile. Perché, per esempio, ci sono volte che tu fai una scena importante, io ho fatto delle scene importanti, qui alla fine dico, porca mia, questa l'ho fatta benissimo. Rifacciamo. Come rifacciamo? Era perfetta. Ah no, dice, la luce lì si è mossa. E io come, quando la luce si è mossa? E io, adesso quando la rifaccio? Così perfetta. Dice, no, la rifai, devi rifare. Benissimo. La rifai. Metti che la rifai benissimo un'altra volta, sono riuscita a fare tutto quello che mi hanno chiesto, quello che avevo in mente. Un'altra, come un'altra? C'è un'altra, perché adesso se tu passi un pochino più là, il carrello viene più liscio. Allora se tu fai un movimento più lento, allora quando tu reciti, dicendo amore mio ti amo, tu ti sposti leggermente così, fai piano piano, fai qualche movimento e io ti posso prendere con il carrello meglio. E tu dici vabbè, ma ci riuscirò adesso a rifare la stessa cosa che ho in mente? Ci devi riuscire, benissimo. La rifai, fai tutto il movimento così, fai finta di niente, perché a volte prendi delle posizioni assolutamente innaturali, perché dice come stai? Devi stare così perché la macchina è lì, quando tu vorresti stare dritta assolutamente, perché ci sono, ognuno di noi, almeno per chi ha molta personalità, delle intonazioni che corrispondono a dei movimenti fisici, no? Che tu ti senti dire no, non so fare così con le mani. Lui dice no, devi fare. Non è solo per il regista, perché per esempio sei inquadrato fino a qui, fai conto, allora le mani sono già belle che tagliate. Allora dice, ma allora questa cosa qui che tu senti da esprimere, per esempio solo con la faccia, campo lungo. Dice, adesso tu dici, muovi un piede. Ma no, dice, io mi sentivo di esprimere tutto con la faccia. No, perché mi serve che tu sia nell'insieme e devo vedere tutto il salone. Perciò tu sei molto condizionato al regista. Cioè per voi la scelta di un regista sarà importantissima. Purtroppo si è scelti e non si scelgono, questo è il punto. Perciò bisogna avere la fortuna di essere scelti da quelli che ti piacciono. O avere, o potersi permettere il lusso di dire no a quelli che non ti piacciono, cosa che molto spesso non si può fare. Poi, e questo è il Deus Ex Machina, che è il regista. Poi c'è tutto questo spezzettare una cosa. Quando reciti in teatro tu hai il complesso della storia nella mente, il tuo personaggio con le sue evoluzioni completamente nella mente, entri e sai come portarlo a termine, sai che passaggi, che ondulazioni deve avere, che arco deve avere il personaggio. Lì lo perdi, in un film lo perdi, lo deve avere solo lui, l'alter ego, giustamente il regista, lui sa come devi essere, ma tu cominci piano piano a perdere
il tuo controllo, che è una cosa disperante. Negli altri paesi l'attore, devo dire, viene molto più rispettato. L'attore, voi sapete che adesso è un po' diverso, perché adesso vi dicono leggi il copione. Molto spesso, io sono stata fortunata, vi ripeto, perché io sono entrata immediatamente nel meglio che poteva esistere, mi sono fatta il meglio, perciò non ho avuto questa sorta, partecipavo anche alle sceneggiature, dunque era una fortuna, nient'altro. Però mi sono resa conto che quando ho fatto un film o no, pochi, o gli altri attori, venivano considerati veramente degli oggetti. Ci sono molti registi italiani che non facevano leggere il copione all'attore. L'attore era uno che non pensava e non doveva pensare. Veniva usato, guarda qui, alza la testa, fai così. No, no, non va bene. Ma la mia testa, cioè io sono per l'attore che pensa. È una categoria che in Italia, non so, è una cosa. Ma perché io dovrei essere un oggetto, uno che sta lì e che uno dice un po' più a destra e ti metti così, fai così, fai e sorridi. Ma qui non mi andava di sorridere, perché devo sorridere? Invece lo devi fare. E la regia italiana, perché tutto questo? Perché abbiamo avuto uno stupendo cinema fatto di registi, non di attori. Perciò l'attore, come voi, che è destinato a fare il cinema al centro sperimentale, è possibile che adesso, per esempio, con i nuovi registi c'è un nuovo cinema. Ma per esempio, veramente nel dopoguerra, l'attore fino a quando io sono uscita dall'Accademia, fino nel 55, nel 60. Nel 60 l'attore veramente non era nel cinema assolutamente considerato. Ti dico, lo posso dire perché lo so, Federico non dava veramente da leggere a nessuno il copione. È una cosa abbastanza grave. E moltissimi attori dicevano, tu non ci pensare, io sono il regista, tu fai quello che ti dico e zitto. Ma perché? In nessun altro paese avveniva così. Era una cosa, perché loro sapevano, solo loro, cosa avevano in mente, e facevano dei bellissimi film. Questo è incredibile. Loro facevano degli stupendi film usando però la gente della strada, perché l'attore non lo puoi tanto spezzettare. Infatti non li volevano gli attori. Quando io dicevo ad Antonioni, ti prego, ci sono dei miei compagni d'accademia, dei miei colleghi e sono bravissimi, no, per carità, quelli sono attori. Capisci? L'attore veniva guardato come uno che pensa e che dunque è pericoloso, mentre l'attore, per il bellissimo cinema italiano, questa è la contraddizione. Noi abbiamo fatto dello stupendo cinema italiano con dei grandissimi registi, usando gli attori come veramente degli oggetti, e qualche volta hanno tirato fuori dagli attori, va bene, delle cose che loro stessi non sapevano. Questo è bello. Cioè noi abbiamo dei grandissimi registi, più di tutti gli altri paesi del mondo, perché in una nazione così piccina abbiamo tre migliori registi del mondo, su questo non ci sono dubbi. Allora loro riuscivano a tirar fuori anche da un attore quello che lui stesso non sapeva, perciò era difficilissimo. E io avevo capito che per fare il cinema bisognava non dire mai di aver fatto l'Accademia, non dire mai di essere un'attrice pensante, ma ero disposta, bisognava certo avere la fortuna di almeno di poter parlare con il regista. Quindi diciamo il lato positivo del cinema più che altro magari è solo una certa popolarità che ti permette di avere, per cui anche quando vai a fare il teatro non è soltanto la popolarità, no, non è la popolarità, è partecipare anche ad un bel film, perché tu partecipi per quanto puoi e per quanto il regista è riuscito a tirarti fuori, è anche opera sua. I registi che noi abbiamo, come ti ripeto, sono straordinari, tirano fuori delle cose. C'è una cosa molto positiva: il 70% del nostro teatro è recitato, e questo è negativo a mio avviso. Va bene. Sì, allora hanno ragione loro di cercare degli attori che non recitano, questo è il punto. Cioè non bisogna recitare, quello no, perché recita, ha ragione. Perché se tu senti, cos'è recitare? Vuol dire un'intonazione lieta, un'intonazione già sentita. Non so, come stai? Non ti posso dire, a me non mi viene, perché io sono aiutata dal fatto che ho una voce così curiosa, che l'intonazione viene curiosa per conto suo. Ma se uno è regolare, deve evitare, voi fortunatamente spero che non correte questo rischio,
deve evitare di recitare. Perciò alla fine i registi italiani avevano ragione, non volevano quel tipo di attore che recitava. Allora bisogna essere coscienti, pensanti, ma capire che cosa vuole lui, perché lui ha, il regista, l'idea dell'insieme, hai capito? L'idea di che cosa sarà tutto insieme, perciò sa te in quel piccolo spazio cosa devi fare rispetto a tutti gli altri, a quella luce, a quel paesaggio, a quel tavolo che ti è vicino. Perciò il rispetto lo merita, rispetto e ascoltarlo, perché veramente ce l'ha solo lui in mente cosa vuole fare. Invece, infatti, per esempio Bergman è tutto un altro tipo di cinema e devo dire con ottimi risultati, ma lì è un'altra scuola, cioè Bergman fa provare gli attori come a teatro, loro si seguono a tavolino. Io ho visto, conosco lui benissimo, ma ho visto una prova per un film, era esattamente come per il teatro, si sedevano a tavolino, facevano la lettura del copione, cosa che qui non se ne parla proprio, facevano la lettura del copione, attore per attore veniva studiato per il suo personaggio, si mettevano in piedi, scene da un matrimonio, ma anche l'altro, quello bellissimo, ultimo, con tutta la famiglia, come si chiama? Quello bellissimo di Berg. Fanny Alexander. Ecco, Fanny Alexander, per esempio, è stato provato tutto. Provato tutto. Fanny Alexander è stato, ogni scena veniva provata in piedi, a memoria, tutto bene, poi lui dopo metteva le macchine, eccetera. E lì gli attori non recitavano, saranno stati stupendi attori, saranno stati attori che non recitavano, ma intanto c'erano unite le due cose. L'esempio di Bergman è un tipo di impostazione teatrale con una tecnica cinematografica eccezionale, come quella di Bergman, e ne vengono fuori dei film bellissimi. Solo che ogni paese ha la sua tecnica, ogni paese ha le sue origini, noi abbiamo altre origini e sappiamo probabilmente fare il cinema solo in quel modo lì. Io, a proposito di registi che tra l'altro pensano molto anche per gli attori, so che lei, lo sanno tutti, che lei ha fatto un film con Joseph Losey, Modesty Blaise, e volevo sentire proprio di questa esperienza con un uomo come Losey, che esperienza ha avuto con un regista così? Losey è un uomo molto intelligente, era un uomo molto intelligente, molto colto, molto sensibile, spaventosamente triste. Una tristezza che si portava dietro, che quando arrivava sul set, a me io andavo giù, ero disperata, dovevo fare, evidentemente non era il film giusto per lui, perché Modesty Blaise era un film da fare con non so, forse Terence Young, insomma comunque uno spiritoso, uno molto spiritoso, mentre lui, dagli altri film stupendi che aveva fatto, si trascinava dietro ben altri problemi, perciò l'errore era lì. Non era il regista giusto probabilmente per quel film, per quanto ha fatto un film bellissimo, perché era un film molto bello, solo che non c'era lo spirito, perché c'è sempre, in ogni commedia, in teatro, in ogni film, c'è uno spirito dietro, cioè c'è un'essenza da scoprire, che non è solo che si può definire semplicemente che tipo di film è questo, che tipo di film è questo. È una domanda che si fa il regista quando comincia a sceneggiare, quando gli viene in mente una storia, poi quando finisce tutto, poi quando lo gira e anche quando lo monta, deve tenere presente, ma che film sto facendo? Che storia è? Questa domanda, a mio avviso, la deve avere anche l'attore, ma se la deve fare molto precisa, molto profonda, molto chiara nella sua mente. Cioè l'attore deve avere un'idea anche sua del film nel suo insieme. Losey, per finirti la risposta, era un uomo appunto che difficilmente entrava in una storia come quella, che era un fumetto, era nato come un fumetto, dunque doveva essere fatto con la leggerezza di un fumetto, lui invece portava dietro dei drammi e delle angosce da altro tipo. Io avevo l'idea del fumetto e lui no. Comunque è uscito un bel film, Losey è un uomo molto intelligente, che sicuramente se io avessi fatto un altro film con lui e non quello, avrei avuto un rapporto molto più intenso, molto più completo. E è stato più difficile come comprensione che se avessi fatto una storia più drammatica, per esempio. Capisci? Dimmi.
Dunque, l'altro giorno parlando con Sergio Leone ci poniamo il problema del fatto che gli attori italiani siano in realtà poco esportabili o poco esportati comunque, quando invece lei appunto è una di queste eccezioni dappertutto. E soprattutto si parlava del fatto che gli italiani all'estero possono essere presi o per fare gli italiani o al massimo ci toccano i ruoli spagnoli, ma non ci va altro. Allora io mi chiedevo se è una questione di professionalità che manca di recitazione cinematografica in Italia, quale invece può esserci in America, oppure se è una questione solamente di colori caratteristici, per cui i suoi capelli biondi l'hanno trascinata a fare anche altre cose. No, probabilmente il nostro fisico, adesso vi stringete tutto. No, il nostro fisico, dico il nostro perché anch'io, anche se sono bionda, mia madre era bionda, mia nonna era bionda, non sono italianissima in tutto e per tutto, ma adesso sono biondi anche i siciliani, dunque ti puoi immaginare, sono sempre stati normanni, ma probabilmente il fisico limita l'uso dell'attore italiano. Il fisico nel senso che noi siamo veramente una razza, fortunatamente siamo una bellissima razza che mi piace molto e che dunque va bene, però siamo appunto la maggior parte bruni, adesso siamo tutti altissimi, poi biondi, perciò adesso questo fatto della razza non ci dovrebbe nemmeno più stare. Ma c'è anche un'altra cosa, non essendoci in fondo mai stato un centro sperimentale veramente forte, veramente costruttivo, noi non avevamo mai da esportare degli attori che per esempio sapessero le lingue, cosa fondamentale. Cioè io ho sempre recitato in inglese e in francese in presa diretta, senza mai essere stata doppiata, nemmeno da me. Cioè io non ho doppiato nemmeno una parola, voleva dire che era tutto giusto. Io questo me lo sono posto all'inizio, nessuno me l'ha detto, però ho capito che dovevo sapere le due lingue, oltre alla mia, che se no non avrei potuto fare. Perché loro, o appunto ti chiamano in italiano e dici avanti prego, si accomodi, siamo sempre lì, con il dialetto, il siciliano, pigliano quello con i baffi, perché hanno scelto me evidentemente per altri motivi, forse perché sapevo recitare tutto lì. Perciò se noi sappiamo recitare, ci scelgono. Solo che a mio avviso è importante che voi sappiate l'inglese e il francese. Ci sono scuole in America dove è essenziale per un attore, e questo ve lo dico e spero che Lina vi aiuti in questo, perché una donna straordinaria vi aiuterà senz'altro, voi dovete sapere benissimo altre due lingue, che è il francese e l'inglese. Dovete sapere ballare tutti quanti, ma bene anche, bene, perché io so ballare. In accademia ti insegnano a ballare, ma con certe batoste, con certe lezioni per 3 anni che voi non avete idea. 2 volte alla settimana, ma ore e ore, c'è ginnastica, c'è danza, c'è canto. Cioè voi dovete saper cantare, tutti, come si fa in America. Dovete saper ballare tutti e dovete sapere 2 lingue. Poi vedi se l'attore italiano viene preso. Se andiamo là, cosa si fa? Io questo so fare. Certo, se noi non lo sappiamo fare, non lo sappiamo fare. Se invece un attore sa ballare, cantare, recitare 2 lingue ed esce un po' dal suo cliché. Se noi italiani lo siamo naturalmente, perciò ecco qui, vedi, le mie mani volano, dunque io sono italianissima, ma per il resto dobbiamo anche essere, l'attore deve essere anche una faccia che muta, la mia non muta molto, mi sa, però, allora mi prendo una faccia mutabile, possibilmente. E allora all'origine della scelta di un attore all'estero c'è la professionalità. Io vorrei sapere qualcosa in più di Antonioni sul set, i suoi rapporti, la sua vita, ovviamente quello che potrà dire, poche cose, no? Non voglio portare via ore perché penso ci vorrebbero ore o giorni. Di conseguenza riuscire forse ecco, più a avvicinarcelo e farmelo sentire a me personalmente un pochino più vicino. Tutto qua, grazie. Voi vedrete, credo dopo questo... Deserto Rosso. Deserto sì. Rosso, che per me è uno straordinario film, per molte ragioni. Uno, perché da allora aveva capito che cosa stava succedendo dell'inquinamento, cioè il film nasce da una crisi depressiva e da quello che accade nella testa di una persona
lui ha pensato che cada anche nell'universo, nella terra. E allora il deserto rosso, quando ti fa vedere questi colori, è stato chiamato il primo film a colori della storia del cinema, forse uno dei più belli che siano mai stati fatti, perché i colori sono i colori dei sentimenti. I colori dei sentimenti, cioè i colori di... Lui esprimeva veramente tutto col colore, cioè ha unito non la degradazione, ma il disfacimento della testa, una depressione, con il disfacimento dell'ambiente. È stato il primo che ha detto: qui c'è un collegamento tra quello che ci sta succedendo nella testa e quello che succede nella terra. Quando voi vedrete questi colori, noi abbiamo dipinto, io e lui, una strada intera, lo sapete, di grigio, con i pennelli così, perché quello per un mio suggerimento, perché io avevo avuto una leggerissima depressione e vedevo, cambiavano i colori per me, cambiava i colori di quello che mi circondava. E allora questo ha ispirato questo grande artista che è Antonioni a cambiare i colori delle cose. Allora, per esempio, con il ridicolo di tutti, perché voi pensate che questo meraviglioso film, ci sono state decine di lauree nel mondo, e in Italia almeno 3 o 4 che ho seguito io, su Deserto Rosso e su Antonioni. Nel mondo, nelle università, si studia Deserto Rosso, l'avventura, la notte, tutti i film di Antonioni, perché sono film importanti in tutti i sensi, esteticamente, formalmente, come storia, come cervello, sono premonitori di tutto quello che abbiamo visto dopo. Film difficilissimi, che in Italia io e Michelangelo passavamo per due pazzi, ecco, arrivano i pazzi, perché facevamo dei film che nessuno capiva, pochissimi. Perciò voi vedete un film difficile, state bene a sentire, come gli altri film che ho fatto con lui, e veramente ci prendevano in giro alcuni, altri, come il mondo intero, considerava Antonioni e i film suoi degli assoluti capolavori. Il deserto, il tingere una strada, non solo una strada, un uomo, un carretto, le sue frutta, tutto di un colore, e il colorare tutto il resto dopo una scena d'amore, le immobili, un libro. Mi ricordo che prima di recitare, appunto, pensate che bella cosa, certo, una fortuna che mi è successa di incontrare Antonioni, io prima di mettermi a letto e fare la scena dipingevo il libro che dovevo poi vedere accanto, che era un libro così, che Michelangelo dice: lo dipingiamo di rosa? Sì, benissimo, allora anche quella scatoletta, allora anche quello, tutto che seguiva una... Deserto è appunto un film premonitorio, un film molto difficile, un film che, come ti ho detto, unisce le due degradazioni o le due trasformazioni, ma tutta l'opera di Antonioni è da vedere, vi prego di vederla tutta, perché è unico, cioè non c'è nessuno che può somigliargli in nessun senso. È l'uomo più difficile che si possa capire. Era, per esempio, per lui non era facile parlare con la gente, perché aveva dei tic, e questo tic lo metteva a disagio, pensava che poteva essere ridicolizzato, pensava che... e questa cosa gli dava molto noia. Allora, quando doveva fare delle conferenze stampa, quando doveva fare delle riunioni, gli seccava un po', ma poi prendeva la parola ed era magico, perché diceva delle cose da cui bisognava veramente stare con tanto di occhi. Un uomo difficile, che difficile perché cercava cose difficili, non perché lui fosse difficile. È l'uomo più semplice della terra, perché cioè io, che sono vissuta accanto a lui 10 anni, sono una, anzi di più, tutta la mia vita fino a poco tempo fa, è un uomo che bisognava conoscere, perché con una, c'era un incrocio tra una enorme semplicità, un'ironia latente e una complicazione. Era uno strano miscuglio, e quello che è ancora è un'unione di cose difficili e semplicissime. C'è anche una lettura facile dei suoi libri, facile nel senso che seguono anche un racconto semplice, se tu lo vuoi vedere.
l'uomo Antonioni era ingenuo, è ingenuo, il genio è ingenuo di solito. Quando uno ha la sensazione di parlare, cioè ecco io parlo con un genio, tu pensi che sia difficile il contatto? No. Il genio è ingenuo, cioè è semplicissimo il rapporto con una persona geniale, perché ha un rapporto con la vita estremamente diretto, semplice. Sono quelli che hanno complicato la strada per arrivare fino alla comprensione di una cosa, che rendono difficile la comprensione. Ma con lui è tutto estremamente semplice il dialogo. Le sue storie appaiono difficili e complicate nella comprensione perché, che ti posso dire? Perché ognuno ha un colore, come Bacon fa questi mostri e ha bisogno di mostrarle così, come Picasso aveva la sua strada, a volte complicatissima, così lui ha questa strada difficile per raccontarti storie che non hanno epoca, storie che sono di sempre, storie che non somigliano a nessun altro. Ed è veramente, io vi prego di farvi mostrare i cortometraggi, perché sono cose incredibili, sono di una bellezza travolgente, proprio travolgente, e sono illuminanti, perché chi fa il cinema non può non vederli, perché illuminanti, perché per la luce che lui riusciva a prendere sulle cose, per il modo di raccontare. Noi siamo abituati ormai, tra la televisione e i cinema e i film, di sempre più alla sintesi. Ma la sintesi qualche volta è molto difficile, e per raccontare una storia qualche volta si deve percorrere un tragitto anche difficile, tortuoso, delicato, sottile. E questa era la strada che percorre Michelangelo, perché ha bisogno, quello è il suo mondo, lui deve raccontare così. Io vorrei portarvi qui una tesi di laurea di architettura, cioè non solo in letteratura, ma in architettura si sono laureati con Antonioni, cioè si sono laureati con un film. Hanno fatto dei libri così, descrivendo le linee. Voi avrete notato, chi ha visto di voi i film di Antonioni, che c'è un senso dell'architettura incredibile, della linea. Lui per esprimere un sentimento ti faceva vedere un lampione e un palazzo lunghissimo. Chi lo capisce, chi non lo capisce, peggio per lui. Ci sono pittori e musicisti più difficili di altri, e così è Antonioni. Bisogna avere la sensibilità e a volte anche la pazienza di arrivare in fondo, perché certo non è da tutti. Uno vede il film di Antonioni, dopo poi dice oddio com'è difficile, basta, non ce la faccio più. E no, perché ci sono libri difficili che vale la pena di arrivare in fondo. E poi ci sono, io non so, per me, non solo perché nascevano con me, i film che io ho fatto con Antonioni sono nati con me. L'avventura è nata da un viaggio su un'isola che abbiamo fatto io e Antonioni. Tutto è nato insieme, allora per me erano pane quotidiano, perciò li capivo particolarmente e non capivo come potevano essere difficili per gli altri. Ma invece ho capito che se tanta gente nel mondo, in tutte le università si parla di lui, vuol dire che c'è un filo che coincide con tutti. Perciò, sai, parlare di Antonioni ci vuole molto. Cioè, se hai voglia di sapere qualche altra cosa me lo chiedi. Ok, grazie mille. Prego. Io poi vorrei che voi vedeste anche, se avete voglia, chiedete il... Adesso vedete il deserto, l'avventura appunto, che è importante... Teresa la ladra, che non è di Antonioni ma è un mio film, che è di Palma. Carlo Di Palma è un operatore straordinario, un regista straordinario, che però si è fermato lì perché poi c'è stata la conoscenza con Woody Allen. Ma Teresa la ladra è un film bellissimo, bellissimo veramente sotto molti punti di vista, fatto da un operatore che fa il regista in modo esemplare. E poi un altro film a cui io tengo molto, che è Flirt, non so chi di voi l'ha visto, eh? Flirt è un film delicatissimo, ero anche indecisa se farvi vedere Flirt, a cui io sono molto legata, e lì c'è in particolare una scena sulla panchina che vorrei che le attrici guardassero attentamente, perché io di quella scena ho pensato
fin da quando l'ho scritta. Quando l'ho scritta ho detto, ma come la farò? Mi domandavo come doveva essere realizzata. E poi la lasciavo andare. Poi andavamo, facevamo tutto il resto, eccetera. Quando è arrivato il momento di fare questo monologo, su una panchina, con la macchina ferma, tu l'hai visto? Che bello. Allora, quel monologo lì, io capivo che non dovevo prepararmelo. Dovevo continuare a pensarci, state ben attenti, proprio come attore questo, dovevo continuare a pensare a quella cosa senza sapere come la realizzavo, ma continuare a pensarla, a pensare che cos'era, perché. Lei sta lì per questo, lei sta lì, allora lei va lì, poi fa questo, ma senza pensare tecnicamente a come l'avrei realizzata, perché volevo arrivare sulla panchina in uno stato di smarrimento totale e non sapere come farla. Però con tutto un bagaglio di mesi, anzi circa un anno da quando l'ho scritto a quando l'ho recitato, di pensiero, capito? Di sentimento. Poi era una cosa molto, molto vicina a tutte le donne, perché è un fatto tra la gelosia e il perdere l'amore, è una cosa abbastanza comune. E allora mi sono seduta sulla panchina, Roberto Russo mi ha detto, vuoi provare? No, preferirei non provare. Non so se mi verrà bene la prima, la seconda, la terza, la quinta, però vorrei non provare. Solo che non provare in cinema è difficile, perché c'era un carrello che doveva fare la macchina. Allora ho detto, per favore, proviamolo senza che io recito, perché sennò ho paura che non ce la faccio. Mi distrae qualcosa. E se mi distraggo non prendo quella cosa sottile che non so che cos'è, ma che ho nella testa e che la devo riacchiappare. Capisci? Allora, mi sono seduta, sono riuscita, li ho pregati di fare tutte le cose tecniche senza il tempo. Loro sapevano che durava, fai conto, non so quanto dura, abbastanza. Però dico, io non la recito, perché sennò, perdonatemi, ma non ce la faccio. E poi l'ho fatta, è stata fatta una sola volta ed è molto particolare. Ed è, quello è un esempio curioso di recitazione pensata. Cioè io ho solo pensato intensamente a che cosa voleva, dicendo... Poi devono venire le intonazioni, se io sono nella strada giusta. Per questo l'attore pensante, a mio avviso, è giusto. Con la pancia sempre, quello che dicevamo prima. Siccome fare l'attore è una cosa molto faticosa e molto difficile, perché si può smettere di sapere recitare da un momento all'altro. C'è una cosa bellissima di Chekhov, Nina di Chekhov, che voi conoscete bene, una frase che mi è rimasta sempre impressa, che è, voi non sapete com'è terribile accorgersi di non sapere recitare, non si sa più dove mettere le mani, presa a poco dice così, perché recitare è uno stato d'animo, nient'altro. Se tu becchi quello sei salva, è inutile costruire, dire ecco l'attore fare questo, questo. Io parlando dovete saper fare tutto questo, perché questo vi facilita nella commerciabilità, nel farvi prendere, ma nell'essenza, quella di cui tu parli, c'è veramente la scoperta di un'essenza personale e di una pigliati la pastiglia, si andiamo. Ecco, cioè se è uno stato d'animo è singolo, ognuno di noi ha un particolare stato d'animo che gli appartiene, che è il frutto di un insieme di cose che gli sono accadute, che forse gli accadranno, che si sono formate dentro di lui. Se uno perde questo stato d'animo non sa più recitare, allora veramente può accadere. Io ho sempre pensato, potrebbe accadere che uno in scena, mentre fa un monologo, un pezzo straordinario, si guarda e dice, ma io cosa sto facendo? E non sa più dove mettere le mani. È una cosa atroce, perché allora è un lavoro assolutamente precario. Io sono convinta che si può smettere di sapere recitare. Sono convinta perché è un lavoro completamente legato allo stato d'animo e all'emotività personale. Allora cosa bisogna fare, se uno ci tiene a conservare questo gioco straordinario, questo regalo che ci hanno fatto di farci recitare, perché è un regalo eccezionale, diciamo la verità, io sono disposta a pagare anche se un giorno o l'altro, perché è un tale gioco, è una tale bellezza che non si può rinunciare.
Però lo stato d'animo vuol dire anche proteggersi, proteggersi dagli inquinamenti dell'anima. E cioè, noi possiamo, strada facendo, deteriorarci, e cioè cambiare, farci influenzare. Bisogna sapere cosa siamo, rispettarci, dire io quello che sono, piccolo, grande, io sono un'entità che a me in questo momento mi sta bene, che io faccio evolvere, che migliorerò come mi è possibile, ma che devo proteggere. Cioè per fare l'attore è necessario proteggere un certo stato d'animo. Allora è molto curioso, perché bisognerebbe vivere in un modo particolare. Bisognerebbe essere, prima di tutto, molto legati alla vita e a tutte le emozioni della vita. Rubare dalla gente il possibile. Considerare i propri difetti, amare i propri difetti se non danno troppo fastidio agli altri, ben inteso, perché se danno fastidio agli altri allora bisogna buttarli via. Ma se, perché certi difetti, come la mia voce, vabbè questo è un difetto fisico, ma anche per esempio io sono estremamente fragile, emotiva, questa cosa che in un altro mestiere poteva essere negativa, in questo è meravigliosa. Io cosa ho fatto? Me la sono tenuta calda. Ho detto questo è un altro difetto che io mi tengo, perché sono tutte cose che mi serviranno. Se io mi divento troppo forte, con troppe difese, per esempio l'attore che ha molte difese psicologiche non può fare l'attore. È molto difficile che sia libero di fare l'attore, perché l'attore è comunque uno estremamente fragile, lo deve essere. L'attore forte forse in apparenza, ma se no non farebbe l'attore. Allora se è una persona fragile, dicendo fragile, io non dico mica una cosa negativa, intendo dire una cosa che aumenta forse la sensibilità. La fragilità è possibilità anche di prendere. La fragilità vuol dire essere toccati da qualunque cosa, essere una corda di violino che vibra in qualunque momento. Dunque proteggere i propri, alcuni almeno, dei difetti utili che noi abbiamo, e difendersi anche dalla vita, perché la vita ti offre migliaia di possibilità di indurimento, perché tu ogni tanto vengono delle cose che dici io adesso però a me non mi fregate più, perché io divento una belva, perché vi faccio vedere, voi mi avete fatto del male. Sfogatevi da soli facendo cose da pazzi, dando gli azzotti al muro, qualunque cosa, ma sappiate che quella cosa che vi hanno fatto a voi attori serve. Questo è un altro segreto. Cioè ogni cosa che ti hanno fatto, ma io questa la utilizzo, come non l'utilizzo? Io questa me la rifaccio tutta, para. Io questa qui quando mi capiterà questo momento violento così, tac, io me lo rifaccio subito. Perciò pensa come la vita ti offre in continuazione possibilità. In continuazione. Proprio di dire adesso, vivere mi serve a recitare e recitare mi serve per vivere. Pensate che slogan, che slogan, è così. Io se non recito sto male, io probabilmente gli attori, come vi ho detto, non solo sono fragili, ma non hanno quell'equilibrio per vivere normalmente. Allora, gli manca una cosina, è proprio quella mancanza. Pensate che ci sono le mancanze che costruiscono il bene, è proprio quella cosa in meno che non dà l'equilibrio nella vita normale che fa un attore grande, è quella cosa lì. Allora bisogna anche quella proteggersi. Io non sono brava a fare questo, non importa, io però devo proteggermi, devo non solo coltivarmi, ma coltivarmi in modo da avere un potere di dominio anche su di sé, ma non fisico, non che dire adesso dico a questo, non gli dico quello che penso, no, non è questo. Un dominio, cioè sapersi guidare e poi sapersi guidare senza avere la coscienza della guida, è ancora più difficile, perché allora adesso io sto facendo uno spettacolo e tutte le persone, tutti i giovani che vengono, tutte le persone che vengono mi dicono una cosa: ma com'è che lei non recita? Tutti, è impressionante, cioè, gli altri recitano, lei non recita. Io dico la ringrazio, grazie molto, molto gentile, arrivederci. E mi sono domandata, ma com'è che tutti mi dicono la stessa cosa? Mi dicono la stessa cosa perché io ho scoperto questo trucco
di non recitare. Cioè io non recito costruendo in modo ferreo il mio personaggio, studiandolo in modo pazzesco, studiandolo e non rendendolo mai meccanico. Guarda che difficile, in accademia per esempio questo è molto difficile, per voi forse sarà meno difficile, perché in accademia il fatto di ripetere e di dire ecco questa la devo fare più alto, questa intonazione, perché non... allora questo ti rende dopo un po' la cosa meccanica, e invece il gioco è lì, nel fare uno schema nella tua testa e anche sul copione, io faccio dei segni precisi che ormai capisco solo io, di movimento nella frase, di pause, di tempi, perché ovviamente i ritmi e le pause, in conclusione, sono la sostanza del nostro lavoro, perché è tutto lì, tutto sta a farle dove devono essere e non recitare, perché credetemi, anche in cinema poi mille volte di più, perché ormai in teatro sono abituati a veder recitare, in cinema no, infatti non li prendevano per lo stesso argomento dell'inizio, quando voi avete cominciato a dirmi non ci vogliono eccetera eccetera, perché non perché hanno paura che si recita. Allora la difesa dell'attore qual è? È quella di avere una grande coscienza di sé, sapersi guidare, sapere come usare tutte le proprie possibilità senza mai recitare. Questo è il punto. Dimmi. No, perché prima diceva una cosa che a me mi ha commosso tantissimo, che il riassunto proprio in 3-4 parole, recitare è uno stato d'anima. È vero che è molto bello proporsi quello stato e riuscire a trovarlo. Vabbè, davanti all'obiettivo secondo me è una cosa diversa. Siccome come la scena della panchina, il monologo è riuscita a trovare quello stato d'anima, ma Zack funziona una ser uno, no, diciamo. Però il momento non è irripetibile. È stata presa, non c'erano problemi tecnici, come diceva lei, no, ma va bene, l'abbiamo sviluppata, funziona bene, montata. Adesso la domanda che volevo fare, e poi soprattutto parlava di una certa, tra virgolette, tecnica, di segni, cose, studiare il personaggio e tutto. Però si sa che anche in teatro è ancora più bello, o altrettanto bello, voglio dire, quel proporre ogni sera, o forse due volte al giorno, quello stato d'anima. Volevo chiederle, com'è che lei riesce a ritrovare, che sicuramente non si può mai trovare lo stesso stato, però una cosa molto simile, tra, insomma, la tecnica che lei usa è solamente un cammino, insomma, un outil de travail, come si dice... uno strumento di lavoro per nel momento in cui il separio si apre lei ritrova quello stato d'anima, o se no riesce a trovare, non so, altri cammini per riuscire a proporlo ogni sera in teatro. Ma io credo che non ci sia un solo metodo, ce ne siano vari e bisogna ritrovarlo in se stesso qual è il migliore. Il mio è abbastanza istintivo, perché come dicono i francesi, jouer, cioè è proprio un gioco per me. E allora io tutta la giornata lavoro, mi occupo di mille cose, perché io sono una che lavora molto. Gli attori che dormono 10 ore, 8 ore, cioè, no, io sono una di quelle che deve lavorare perché costruisco un sacco di altre cose. Però il pensiero che andrò la sera a recitare, e devo dire uno dei pensieri che mi tiene più viva in tutta la giornata, perché sarà la mia libertà. Sarà il mio momento di libertà, sarà la mia gioia, il mio gioco, e questo è eccezionale, perché capisci che tu vivi durante il giorno normalmente con questa valvola che tu hai la sera. Quello, recitare in teatro è veramente una cosa straordinaria, perché è un gioco ogni sera che è completo, però che nessuno ti può interrompere. Quando tu entri lì dentro, per me, vabbè, appunto, come abbiamo detto, per rispondere alla tua domanda, è istintivo, perché ormai nella mia testa, nella mia anima e nel mio fisico si è stabilito un'unione tra quello stato d'animo e il gioco, capisci? E lo star bene. Perciò io appena entro in teatro, già, pensa che mia madre mi ha ostacolato in tutti i modi,
perché era molto, si vergognava molto di avere una figlia attrice, perché una cosa vergognosa per la famiglia, e diceva: le tavole del palcoscenico corrodono anima e corpo. Questa era la sua frase famosa. Io appena vedo quelle tavole lì, le guardavo ieri sera, all'Eliseo sono dipinte di nero. Beh, tu non sai il piacere che mi fa, io appena le vedo mi sembra di vedere un'immagine, ma non sai che cos'è, mi diverto, è come se fosse un posto dove nessuno può entrare, dove nessuno può distrarmi, che può accadere qualunque cosa. Tu pensa che non consegnano i telegrammi agli attori, li tengono, qualunque cosa accada fuori di lì, l'attore non lo deve sapere. Adesso uno dice: ma come mai? Come vi permettete? Come mai? Pensa che fortuna. Per 2 ore, hai capito, al giorno non ti raggiunge nulla, non ti può raggiungere. Per legge non ti può raggiungere nulla. E tu sei lì che giochi, tranquillo, dici: non si può disturbare. Si può, sta recitando, poi alla fine lo paghiamo pure. Ma vi rendete conto che alla fine ci pagano pure? Questa è la cosa straordinaria. La cosa che la prima volta che mi hanno dato i soldi perché recitavo, ho detto: beh, questa è proprio una grazia di Dio, questa è proprio una meraviglia. Infatti io continuo a dare il massimo, perché ho paura che mi cacciano, che prima o poi non mi fanno più giocare. Allora io lavoro, invento, faccio di tutto, perché quella cosa lì, recitare lo stato d'animo, è proprio quando, e uno lo deve provare. In cinema è molto difficile, perché te lo tolgono subito, tu arrivi e c'è: pronto, oh, vieni qua, piglia la corda, tu vai di là, vai là, poi ti chiamiamo, pronto, sei pronto per monologo? Ma no, veramente, il panino, questo, proprio c'è una cosa che non, che devi essere un dio per cercare di concentrarti, di stare. Infatti gli attori stranieri si vanno a rispettare, sono isolati, stanno in un camerino, poi entrano, che scena si fa, e vengono anche, noi no, siamo abituati a un'altra cosa, giustamente, e poi ti abitui dopo un po', e riesci con estrema rapidità a staccare il panino dalla scena madre. Perché prima tu arrivi lì e pensi a quello che devi fare, e questa è un'elasticità abbastanza italiana, devo dire. Perché invece gli altri attori, se tu gli dici, mentre quello sta facendo appunto un monologo importante, stop un momento, scusa, butta giù quella cosa che dice, ricomincia da lì. Come ricomincia da lì? Quella è una cosa che facciano un eccessivo rispetto di loro stessi, perché voi dovete pensare che mentre noi facciamo questa cosa c'è una quantità di gente che ne fa piccolissima, tanta intorno, che hanno quasi gli stessi diritti, perché è l'insieme di tutto in un film che fa il film. Non sono solo io che recito, noi andiamo a dire: ah, come è stato bravo quello, ma come sono stati bravi tutti gli altri, quello che l'ha montato per esempio, che ha un lavoro d'inferno il montatore, e uno che aggiusta tanta roba, che leva il brutto per esempio, che mette solo il bello, che ti sistema nel modo giusto. Il montatore è un santo che sistema le cose. Invece in teatro appunto tu dipendi da te stessa e basta. Grandissima libertà, grandissimo piacere, che capisco che non si può, se si può, insomma, come nel mio caso, ringraziamo Dio, faccio l'uno e l'altro, allora è bello. Ma per un attore anche di cinema, una volta un'esperienza teatrale dovrebbe essere importante, proprio per sentire una cosa diversa. Ah, io le volevo chiedere, lei parlava dello stato di grazia nel quale si entra quando si recita nella situazione più benefica. Cosa succede invece quando, per contraddizione, non si vuole ottenere questo stato di grazia, perché si entra in contrasto con una questione di pudore? Cioè, non so, terreni sacri come la religione, piange la morte del proprio figlio o altri, non so. Cioè che non si vuole entrare in quel personaggio. Bisogna fare l'attore, molto semplice. Ah, ecco. Si fa la persona, si piange per i propri cari. Io anche piango per i miei cari, non è che non piango. Cioè, però se uno prova vergogna o si sente a disagio nell'esprimere il sentimento come attore, non lo deve fare, perché l'attore in sé è quello che è felicissimo di ridere, di piangere, di fare il buffone, di fare un altro. Se non prova gusto nel mentire, nel fare un altro, non deve fare l'attore per nessun motivo al mondo, deve fare qualunque altra cosa. La vergogna non esiste. No, io pensavo a Robbie Schneider quando interpretò il ruolo della madre che parlava, che piangeva sulla morte del proprio figlio, che era una cosa che le era arrivata realmente nella vita. Io sul suo essere attrice mi sono posta delle questioni
esempio questa. No, no, scusi, ma non ho capito esattamente. Romy Schneider interpretò un ruolo di una madre che piangeva la morte del figlio. Io non ho visto questo film. Io nemmeno. E gli era morto il figlio esattamente un due anni. Questa è un'altra cosa. Per esempio, io spero, purtroppo le conseguenze mi danno torto, spero che gli abbia fatto bene farlo. Se gli faceva bene farlo, doveva farlo. Perché ognuno deve difendersi. Se lei recitando quello che gli era avvenuto poteva essere aiutata, tanto meglio. Perché non deve aiutarsi. Non c'è nessuna mancanza di rispetto verso un dolore, né verso chi non c'è più. Cosa c'è? Recitare non è mica una vergogna. Recitare è una cosa utile a sé, prima di tutto, e qualche volta anche agli altri. Non c'è nulla di vergognoso. C'è solo una gioia straordinaria. Se lei fa, poi è molto semplice, la catarsi, cioè la ripetizione, lo psicodramma è quello, ripetere una cosa vissuta e farla e rifarla per allontanarla. Dunque, Romy purtroppo non l'ha allontanata per niente, infatti si è uccisa, perciò non gli è servito nemmeno quello, magari gli fosse servito, ma magari servisse, ma non ci dovrebbe essere nessuna vergogna. Ma non perché? So, per esempio, per qualcuno di particolarmente religioso, dover attaccare Dio, ecco. L'attore è una razza particolare, come lei sa, veniva buttato al di là delle mura, era un essere spregevole, mia madre appunto si vergognava. L'attore non gli si domanda nemmeno di che religione è, se crede o non crede, perché lui deve essere pronto a tutto, a parlare male di Dio, a parlare male di se stesso, a parlare male della mamma, a parlare male di tutto, non vuol dire niente. Non vuol dire assolutamente, l'attore è una trasposizione, l'attore è uno che rappresenta una cosa, non solo, e rappresentandola, non ti dico che la purifica, ma insomma la distacca dalla realtà, distaccando dalla realtà ne fa un'altra realtà, perciò non tocca per niente la realtà di Dio. Ognuno può essere religiosissimo e fare una scena contro Dio, questo non tocca. Ma Dio non è mica uno che si offende, almeno spero, perché se no è un disastro. Se si offende dice, ah, brutto cattivo, mi hai trattato male, hai recitato, e beh, allora, se sei così non ne parliamo più, non ci parliamo più, litighiamo. Io premetto, vengo da un'esperienza teatrale, faccio recitazione, ho fatto teatro per tanti anni, non appare mai in tutte queste parole di gioco, sono d'accordissimo su tutto quello che ha detto nei confronti della recitazione. Mai un attimino di sofferenza, mai un briciolo di angoscia, di dubbio, di solitudine, mai. Quella mai, nella mai. Vita c'è, quella ce l'ha data. Quella la vita. Trasferiamo nella vita e basta. Certo, quella c'è, io che recito a fare, proprio per allontanarmi quella lì, perché noi tutti nella vita abbiamo la nostra bella dose di angoscia, di sofferenza, di dolore, di disperazione, mm-hmm. Ma io faccio l'attrice proprio per questo, perché almeno in quello spazietto lì faccio finta che non è vero.